Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. L'argomento di oggi è il diabete di tipo 1. Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati valori di glucosio nel sangue, nota come iperglicemia. Il pancreas produce l'ormone dell'insulina, che ha il compito di controllare la glicemia nel sangue. La causa del diabete è dovuta proprio a un deficit della quantità o della funzione dell'insulina. Se volete sapere qualche cosa in più sul diabete, cliccate sul video qua in alto. In questo video parleremo solo della forma del diabete, noto come diabete di tipo 1. Cosa è? Il diabete di tipo 1, in passato, veniva detto anche diabete infantile, perché si manifesta prevalentemente nel periodo di infanzia e nell'adolescenza, anche se in rari casi può insorgere in età adulta. Rappresenta solo circa il 5-10% rispetto alla totalità dei casi complessivi di diabete nel mondo. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune, in cui il sistema immunitario della persona colpita aggredisce e distrugge le cellule beta del pancreas, responsabili della produzione dell'insulina. Questo avviene perché non vengono riconosciute come appartenenti al corpo, ma come agenti estranei. La conseguenza è che la quantità dell'insulina si riduce fino ad azzerarsi. Si avrà quindi un eccesso di glucosio nel sangue che non potrà essere utilizzato dal corpo umano, ma verrà eliminato attraverso le urine. Inoltre, per far fronte alla scarsa disponibilità di zuccheri, si manifesterà la chetoacidosi, ossia una condizione nella quale l'organismo inizia a demolire altre sostanze chiamate acidi grassi per ottenere energia. Questo causerà un accumulo di prodotti di scarto detti corpi chetonici, che sono pericolosi per l'organismo stesso. Quali sono i sintomi del diabete di tipo 1? Polidipsia, aumento della sete. Poliuria, aumento della diuresi, ossia della quantità di urina emessa. Perdita di peso. Nonostante il paziente mangi molto, dimagrisce. Questo è dovuto al fatto che non vengono trattenute le sostanze nutritive. Spesso questi sintomi si interrompono improvvisamente dopo la fase di esordio. Questa fase è detta luna di miele e dura qualche mese. Al termine si ripresenteranno nuovamente i sintomi descritti e rimarranno stabili nel tempo, dando luogo allo stato definitivo del diabete. Quali sono le cause del diabete di tipo 1? La causa non è ancora del tutto chiara, anche se sicuramente l'ipotesi più evidente è dovuta a fattori immunitari. A causa di una reazione del sistema immunitario contro l'organismo stesso. Altre cause possono essere fattori genetici. Non è la forma di questo diabete che viene trasmessa dai genitori ai figli, ma è la predisposizione genetica ad andare incontro a questa tipologia di diabete di tipo 1. Fattori ambientali. Alimentazione, stile di vita e il contatto con alcuni batteri e virus.
qual è la terapia per il diabete di tipo 1? La terapia consiste principalmente nella somministrazione quotidiana di insulina a tempo indeterminato tramite iniezioni sottocutanee. La quantità di insulina, di natura sintetica, deve essere dosata in modo tale da mantenere la glicemia stabile, evitando sbalzi repentini. Queste iniezioni di insulina devono essere accompagnate da uno stile di vita sano, come regolare esercizio fisico con attività aerobica ed esercizi di resistenza con i pesi. Importante però tenere sotto controllo la glicemia prima, durante e dopo lo sforzo. Una dieta bilanciata che limiti l'assunzione di zuccheri. Ricordo che non sono un dottore e che ogni mio consiglio è puramente a scopo informativo e non sostituiscono il parere medico. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.